Ciao amici di Prepper.it, qualche tempo fa vi abbiamo parlato dell'essiccazione come modo per conservare i cibi. Oggi facciamo un video molto veloce, un po' tirato per i capelli, perché voglio condividere con voi il mio ultimo nuovo acquisto. Mi sono procurato un essiccatore, non lo so ancora assolutamente usare, ma sono contentissimo, quindi vi faccio vedere com'è a partire dall'unboxing della scatola. Ed ecco qui, essiccatore nuovo, appena arrivato, ancora imballato, non ancora aperto, quindi faccio questa cosa qua con voi. Prima vi dico che cosa ho preso. Allora, ho cercato un attimino in rete e dopo aver navigato per un pochino e cercato di capire esattamente che cosa mi serviva per fare un essiccatore, ho trovato questa azienda che si chiama Tau Pro, come le due lettere greche. Se trovate in rete, lo trovate sicuramente, o provate magari qua sotto. Questa azienda praticamente fa solo questo di mestiere, infatti li produce anche per alberghi, comunque chi fa del food proprio sul suo core business, oltre che per il segmento, diciamo, quello domestico, che, come questo qui, che questo è quello piccolo, figuriamoci quelli grossi. Il sito tra l'altro è pieno di informazioni su cosa vuol dire fare la conservazione, come va fatta, ricette e altre cose che permetteranno di utilizzare al meglio, questo non spero perché adesso non lo so usare. Una nota dal punto di vista economico, prima di passare all'acquisto sono andato a vedere quanto possono costare direttamente i cibi già essiccati. Un botto. Allora, per quello che sono riuscito a trovare io, frutta e verdura essiccata va dai 18 ai 22 euro al chilo, a seconda di cosa si prende e dove si va a prendere. I prodotti che sono essiccati però all'origine, cercandoli un po' bene, si possono trovare a 1 euro al chilo. Vi rendete conto subito che anche se ci vuole un po' di corrente per far andare la macchina, i vantaggi dal punto di vista economico sono enormi. Partiamo con l'unboxing, adesso vado ad aprire la scatola, magari vado un attimino veloce se vi annoio e poi vediamo esattamente cosa c'è dentro. It isn't carved in stone, it's only cast in concrete. Nothing you couldn't handle with a few sledgehammer blows. But when things get ugly. Ed eccolo qua. Allora, apparentemente è una grossa scatola di plastica, ha evidentemente un fronte e la parte dietro da cui si attacca presa di corrente normale per la 220, già vuol dire che comunque consumi sono prodotti, esattamente per l'asciugo. C'è un configuratore sul retro con l'accensione e l'impostazione del tempo e eventualmente delle temperature. Buono. Vediamo davanti. Ok. Ecco il contenuto. Ci sono rimosso il pannello frontale, abbiamo una serie di cassettine areate, ecco, questi non sarei mai riuscito a farli da solo, quindi uno, ci sono 5 cassettine areati, cioè tassettine traforati. Della garanzia, della manualistica, per vedere insieme, accensione, funzionamento, funghi, pasta, carne, pesce, meringhe, pomodori, erbe aromatiche, di tutto. Ok? Sul fondo si vede il grosso ventolone che fa circolare l'aria calda all'interno durante il processo di essiccazione. E è praticamente impossibile da vedere, ma si vedono anche le spirali della resistenza elettrica e del termostato per la gestione della temperatura. Ottimo! Poi, essiccatore BioSec, tra l'altro questo qui è il modello Domestic B5, quello base, quello elementare, però se quello piccolo ci permette di lavorare con tutte queste quantità di cibo alla volta, immaginiamoci quelli più grossi.
Cino cosa ci dà? Allora, introduzione su cos'è, com'è fatto l'essiccatore e come funziona, il principio sulla circolazione dell'aria all'interno dell'essiccatore stesso, perché è l'aria calda che porta via l'acqua dai cibi, descrizione del processo di essiccazione, cosa si può essiccare e cosa no, come conviene utilizzare l'essiccatore, tutta quanta la parte sulla programmazione dell'essiccatore, e ci sono poi un paio di consigli pratici e illustrati un paio di sistemi, no? Ok. Perfetto, il funzionamento del display, come funziona il display, quali sono le indicazioni, quindi tutto quello che serve poi alla fine per far funzionare direttamente l'essiccatore. Ottimo, allora a questo punto a me non resta che salutarvi e correre a comprare un po' di frutta e verdura e fare uno esperimento pratico su come funziona. Per adesso questo qua è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima.